Hauser e Sistema Bibliotecario Provinciale di Reggio Emilia collaborano per favorire la diffusione della cultura. Ogni mercoledì pomeriggio presso il Centro Sociale Foscato di Reggio Emilia, l'associazione promuove il caffè letterario, un momento di lettura e riflessione di gruppo accompagnato da confronto e socialità. Il caffè letterario, a partire dallo scorso ottobre, rientra nell'ambito di Parole in Movimento, ampio progetto del Comune di Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi e Decentrate, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. È un progetto che coinvolge numerosi partner, tra i quali Hauser, che si è proposto per la promozione della lettura tra gli anziani, che il sistema bibliotecario ritiene importantissimo, quindi è un contributo significativo per le biblioteche, quello di Hauser attraverso i suoi gruppi di lettura, come questo, come il Caffè Letterario del Foscato, e insieme Hauser si è proposto per lanciare un servizio nuovo che è il prestito a domicilio, quindi la consegna e il ritiro di materiale delle biblioteche direttamente a casa delle persone anziane o comunque delle persone con fragilità che non siano in grado in modo autonomo di raggiungere le biblioteche ma desiderino ricevere del materiale. Questa attività consiste nel condividere gli interessi che abbiamo accumulato nelle nostre vite attraverso le letture. Siamo tutti naturalmente appassionati di lettura, quindi leggiamo di tutto. Preferibilmente cose arricchenti, intellettualmente arricchenti. L'interesse è tanto alla lettura e alla condivisione di quello che andiamo a leggere. Questo ci unisce nella discussione, nella condivisione e nella curiosità di andare a vedere sui libri che leggiamo come le esperienze sono state vissute da altre persone. Hauser, proprio perché si possa svolgere al meglio questo appuntamento, mette a disposizione un autista con autovettura Hauser che va a casa delle persone a prenderle e ad accompagnarle qua perché magari non hanno le possibilità per raggiungere con i loro mezzi il gruppo di lettura. Il 25% del gruppo del caffè letterario è di nazionalità argentina e venezuelana, persone che non mancano mai alla lettura, vengono con molto piacere. Non dobbiamo dimenticare che la lettura è un potente mezzo di coesione sociale fra le persone. Noi con mia sorella stiamo molto contenta perché in Foscato, il centro sociale, hemos aprendido un gruppo di amistà, è fantastico, meraviglioso. Buscamos aprender el idioma italiano. Hauser colabora con noi portandonos qui e de retorno a casa. Lei in età lavorativa, come mai partecipa? Per quanto mi riguarda, è un momento di ascolto. Per me fuori è un mondo di matti. Siamo sempre a correre, sempre a fare, invece qui è il momento che ti prendi il tuo tempo, si ferma tutto e cerchi proprio di interagire con gli altri, con le persone che sono qui, che sono bravissime. Mi trovo bene, mi trovo in pace e mi trovo quasi in meditazione. Utilizzare il libro per promuovere la lettura significa costruire delle occasioni di socializzazione, significa sollecitare la memoria. È importante perché allena l'empatia nelle storie degli altri. Noi incontriamo anche altri mondi ed altre esperienze, quindi questo ci aiuta ad aprire la mente e riteniamo quindi che sia fondamentale, soprattutto per gli anziani.